Il secondo, altrettanto importante per me, è quello della sostenibilità ambientale. Ho ripreso in mano il programma del 2014, quindi quello di 5 anni fa, e all'ambiente avevamo dedicato 2 pagine sul finale del documento che abbiamo pubblicato. Oggi, nel programma 2019, il capitolo sulla sostenibilità è di gran lunga il più importante che abbiamo scritto. E ci abbiamo messo dentro tante cose. La ragione di questo cambiamento è che in 5 anni, secondo me, noi abbiamo cambiato sensibilità, noi bergamaschi, come probabilmente molte altre persone nel nostro paese e nel mondo, cioè come se avessimo preso davvero consapevolezza di cosa sta succedendo a partire dal clima e che quindi provassimo la necessità di cambiare anche nella dimensione a noi più prossima. La città deve cambiare e devono cambiare i comportamenti individuali. Per cui il capitolo sulla Bergamo più sostenibile è un capitolo a questo punto molto corposo, ambizioso, impegnativo, che per esempio ci muove a fare un passo molto rilevante nella direzione di ampliare la dimensione del Parco dei Colli, che dagli anni 70 è la grande fortuna di questa città, una grande area verde messa sotto tutela, dove nessuno ha più potuto edificare e che circonda a nord Bergamo, e però noi vogliamo che anche a sud, in un'area purtroppo un po' più compromessa, sia possibile mettere in protezione e valorizzare ciò che di verde è rimasto. Allo stesso modo vogliamo che anche nei quartieri all'interno della città cresca la dimensione del verde, prevediamo di fare 4 nuovi parchi, di piantare 20.000 nuovi alberi e quindi di ampliare di quasi il 40% il patrimonio arboreo della nostra città. E vogliamo lavorare per l'aria, perché questo è il principale problema di Bergamo. Bergamo nelle classifiche, nei ranking in cui la si confronta con altre città, è spesso ai primissimi posti e poi quando si misura invece la qualità dell'aria precipita. Non è un problema di Bergamo, è un problema di tutti coloro che vivono nella pianura padana, ma Bergamo soffre di questo problema in particolare. Non lo possiamo risolvere evidentemente soltanto a livello comunale, però qualche scelta dobbiamo, secondo me, cominciare a farla. Per questo dicevo che la mobilità c'entra molto, perché oltre al tema del riscaldamento, dove abbiamo già avviato una politica per ridurre a zero le caldaie a gasolio, io credo che noi dobbiamo ridurre molto il traffico, che è la principale fonte di smog e di inquinamento dell'aria, e lo si capisce anche soltanto da un numero, che è quello che dice che tutti i giorni in città entrano 65.000 auto private. Quindi noi siamo una città di 120.000 abitanti che riceve ogni giorno 65.000 auto che arrivano da fuori. Questo perché la città, per fortuna, è attrattiva per lavoro, per studio, per commercio, per tempo libero, e però non va bene che tutti si muovano in auto. Quindi noi dobbiamo innanzitutto costruire le alternative all'uso della macchina. E abbiamo già cominciato, ovviamente, però dobbiamo arrivare in fondo e quindi infrastrutture come la linea ferroviaria da Ponte San Pietro a Montello, il collegamento ferroviario con l'aeroporto, la nuova TEB, cioè la tranvia della Valle Brembana che si associa a quella della Valle Seriana, che per fortuna già è stata realizzata e funziona molto bene. Io penso anche a un collegamento veloce con una linea dedicata per Dalmine, al rafforzamento del collegamento ferroviario con Treviglio, che deve essere più frequente. Tutto questo consente di immaginare che l'ingresso in città avvenga sempre di più con queste infrastrutture su rotaia, anziché con la macchina personale. Dopodiché dobbiamo fare delle altre scelte, dobbiamo investire per creare dei grandi parcheggi di interscambio, all'ingresso della città, concomitanza, in coincidenza con le principali linee di trasporto pubblico, perché sia possibile arrivare a Bergamo in auto, se qualcuno ne ha comunque la necessità, lasciare l'automobile, salire su un pullman e arrivare in centro con quello. Senza queste zone di interscambio non è immaginabile che questo accada. E solo allora potremo, secondo me, pensare finalmente di coltivare progetti come quello che il Comune di Milano ha avviato, cioè una selezione dell'ingresso in città delle auto private in base alle categorie ecologiche, cioè chi inquina di più non entra, come accade in queste settimane a Milano. Però non potremo farlo adesso, perché non saremo in grado di offrire delle alternative
e quindi sarebbe un provvedimento velleitario e che molti non capirebbero. Ma se noi prepareremo il rafforzamento del trasporto pubblico, i grandi parcheggi detascabili, la possibilità di arrivare davvero comodamente in città senza dover usare l'auto o lasciandola ai limiti della città, potremmo anche selezionare le macchine intorno alle categorie di emissione. E poi abbiamo immaginato ovviamente una città più a misura di bicicletta, con nuove piste ciclabili e con una mobilità quindi che si sposta tutta nella categoria della sostenibilità. Gli stessi mezzi pubblici vorremmo che di qui al 2020, quindi entro la conclusione del nostro mandato sostanzialmente, fossero tutti al 100% a bassa emissione o a metano o elettrici, come abbiamo cominciato a fare con la linea C. Questo per dire quanto il tema della sostenibilità, che potrei continuare a declinare intorno ad altre questioni, per esempio la plastica. Noi siamo dell'idea di anticipare la ricezione della direttiva europea che mette al bando la plastica monouso, anticipandone l'applicazione nella nostra città. Siamo dell'idea di alzare ulteriormente la quota dei rifiuti differenziati, la quota differenziata dei rifiuti che già abbiamo portato sopra il 72% con l'introduzione della tariffa puntuale, cioè di un principio che incentiva le persone attraverso la possibilità di farle risparmiare nell'applicazione della tassa sui rifiuti a ridurre il più possibile la quota di indifferenziato che mettono nei sacchi fuori di casa. Insomma, una grande scommessa, una grande transizione verso una Bergamo ecologica e sostenibile.